Val di Casillas. Casillas, non sapevamo la pronuncia esatta. E niente, stamattina partiamo per un sentiero non troppo lungo perché sperimentiamo con Siria, che è la prima volta che fa le gite. Mommy e Attila ormai sono degli esperti. E andiamo alla Malga Messner, poi se riusciamo saliamo alla Malga Superiore e facciamo il sentiero di ritorno, che è il sentiero dello scoiattolo. Messner come Reinhold Messner. È un cognome di qua, andiamo 8.000, andiamo sull'8.000 anche noi poi, eh? No, e qua iniziamo. Andiamo? Prima tappa, l'acqua fresca, giusto? Ah beh, qui c'è proprio l'acqua pura, le montagne. Allora, mi tira la Siria però... Adesso riesco a centrare. Qui cani al guinzaglio e qui c'è anche la casetta del parcheggio con i bagni all'inizio della passeggiata. Vi dire che è una valle dalla vocazione. Ma che vocazione? Agrosilvo pastorale. Ma che agrosilvo? Agrosilvo. Ci sono, allora, c'è veramente tanti trattori, mucche, cioè questa valle è poco turistica. Sì, diciamo che è meno turistica di altre, ma molto agricola, quindi c'è tanta agricoltura. Sì. Adesso intervistiamo questa mucca se segue Renata Briano. Vediamo. Ecco. Buongiorno, buongiorno. Siamo blog di Renata Briano. Lei lo segue? Sì. Sì, lo segue già, visto? Vabbè, allora grazie di seguirci e bocca al lupo per tutto. Vai. Questo qua per il mio orto sarebbe troppo bene, guardate un po', quasi quasi mi riempio il bagagliaio. Il viaggio sarà un po' pesante. Mio papà una volta l'aveva messa nel bagagliaio. Sì, eh. E ride. Beh, noi abituati alla Val d'Aosta, questa presenza delle malghe non era abituale, lì c'erano più rifugi di alta montagna, qui... Più in basso abbiamo queste malghe con ristoro, questa è la Messner Utter. Però i vizi di città non li perdi, eh. Caffè espresso alla malga ci voleva. Caffè espresso alla malga, alla malga, sapore malga. Le arnie per il miele. Dalla malga Messner andiamo alla Kradoffer Utte, passiamo questo ponticello. In realtà qui si possono fare diversi giri delle malghe in Val Casillas, tutti bellissimi, con bellissimi giochi per bambini in legno, un trenino, una capanna degli indiani e qui la malga. E adesso scendiamo da questa parte, dal cosiddetto sentiero degli scoiattoli, là le Dolomiti di Braies, laggiù. Mami, esploratrice, ti piace questo bosco? Guarda che alti questi alberi. Ed ecco i nostri cagnolini alle prese con il guado. Venite! Bravi! Brava mami! Bravi! Che bravi! In realtà anche i formicai sono meraviglie della natura. Gli insetti sociali sono cosiddetti anche macroorganismi. Qua ci sono due formicai enormi, il Lazio Luciano. Bello. Guardate quante meraviglie. Poi vabbè, purtroppo c'è anche lei. Adesso vediamo Luciano come se la cava a passare con questa mucca che si è seduta in mezzo alla strada. Vabbè, passiamo di lato, va? Siamo tornati al punto di partenza. Esatto, lavaggio zampe perché hanno fatto un sacco di guadi. Il giro circolare è bellissimo, si può fare facilmente anche con i bambini e con i cagnolini anche. E ci siamo divertiti, venite a farlo. Bellissimo.